che stasera state sconfiggendo le regole immortali dell'umanità. Da quando esiste l'uomo sulla terra, nel momento nel quale qualcosa di negativo si avvicina ad una persona, scappano tutti e quella persona resta sola. Nel momento nel quale ad un'amministrazione accade un qualcosa di inspiegabile, non resta nessuno accanto. Questa sera la città di Lamezia Terme e il popolo di Lamezia Terme è tutto presente. Grazie. Lamezia dimostra che si possono sconfiggere anche le regole negative dell'umanità. Lamezia è una terra che in questi anni ha ulteriormente mostrato di avere alzato la testa e di avere coraggio. Io sono andata a casa, noi siamo andati a casa, ma tra le tante cose io vi consegno due date, perché sono due date che sono storiche della nuova Lamezia e della voglia della nuova Lamezia di voltare pagina. Io vi consegno una data che porterò sempre nel cuore e che è un momento di emozione. La data è il 27 ottobre del 2017. Nel mentre la commissione ostinatamente continuava a non ascoltare l'implorazione di un sindaco che voleva solo apportare un utile contributo alle attività di indagine, il 27 ottobre del 2017 si scrive una delle pagine più belle degli ultimi anni di Lamezia di coraggio nel contrastare la criminalità. Abbiamo acquisito in tempi record, partendo dalle fondamenta, partendo dalla manifestazione di interesse, due beni confiscati alla criminalità organizzata del valore di circa 1 milione di euro in un anno e 3 mesi, nel mentre taluni probabilmente tramavano ai danni di una comunità. Non riusciamo ad ottenere il trasferimento dei beni, non riusciamo a fare le pratiche di trascrizione, cultura e quanto necessario per partire con i bandi pubblici. Bandi pubblici, gli immobili si assegnano tramite procedura d'evidenza pubblica. Abbiamo fatto i bandi ed il 27 ottobre del 2017 11 richieste di associazioni arrivano al comune di Lamezia Terme.